Già fatto il danno? Già iniziato? Sì, ma che cos'è la social innovation? Sono qui perché voglio trovare il modo migliore per spiegare a mia madre quale può essere un altro modello di sviluppo. La società come sta andando avanti ora non ha grandi possibilità future, quindi un cambiamento in una qualsiasi direzione avverrà. La mia definizione di social innovation chiaramente non ce l'ho, spero di farmela in maniera un po' più chiara alla fine di questa Summer School. Questo è un momento di crescita e di, comunque, di dialogo e di possibilità anche di conoscere questo argomento in modo sicuramente più approfondito, grazie anche a degli esponenti importanti. Sono qua perché sono particolarmente interessata a mettere al centro dell'attenzione di nuovo l'individuo. Quello che ho sempre sentito, ho sempre ricercato, era il bisogno di qualcosa di nuovo. Come si può tradurre questa tradizione e questa sociologia, questa comunicazione, queste conoscenze in un modo così, non so, comprensibile per tutti, e come si può fare qualche cosa oggi. Quindi cos'è innovazione sociale per me? È cercare di vedere come tutta questa energia creativa e di conoscenza che abbiamo, che esiste, che è diffusa, possa essere riorientata a fini sociali. Diciamo, assoggettare il cambiamento sociale alle pratiche dal basso che gruppi, collettivi, ma anche individui possono mettere in atto. È quando tutta una serie di sapere che c'è distribuito nella società, che esiste già, si organizza e produce qualcosa.